Mister Ferraro, c'è tanto rammarico per questa sconfitta qui a Borzoli, un finale ordinato comunque per 90 minuti, ha mancato il colpo del KO, c'è come dire l'amarezza per un rigore evitabile, molto. No, guarda, dire che ho un diavolo per cappello non va bene, perché cappelli ne ho ancora pochi e diavoli ne ho un'infinità, perché non possiamo perdere le partite tutte le domeniche, perché le regaliamo noi agli avversari. Domenica a Cairo abbiamo regalato 3 gol, oggi abbiamo regalato un calcio di rigore in un momento dove avevamo rischiato di andare in vantaggio con un miracolo del loro portiere su Stagnaro, e poi giochiamo in situazioni, in zone di campo dove bisogna fare molta attenzione, dove bisogna non rischiare. Noi giochiamo con una sufficienza da settore giovanile, questo non va bene. Questo non va bene, abbiamo regalato un calcio di rigore assolutamente evitabile. Quella palla lì doveva finire nei cespugli e invece è rimasta lì, e poi dopo è venuto fuori questo calcio di rigore. Bisogna bruciare le tappe in fretta con questi ragazzi, oppure conti magari di avere ancora qualcosa nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per implementare la rosa? Ma sicuramente qualcosina ci vuole ancora, però oggi l'assenza di Metalla sicuramente è stata importante, ci avrebbe potuto dare una grossissima mano. Però la partita l'hai vista, l'abbiamo giocata, abbiamo rischiato pochissimo, loro fisicamente erano più prestanti di noi, sulle palle aeree riuscivano quasi sempre a avere la meglio, però grossi pericoli non ce l'hanno creati. Abbiamo tenuto bene il campo, ordinati, siamo ripartiti quando abbiamo avuto la possibilità di farla. Sicuramente tantissimi giovani messi tutti assieme, però la squadra per l'impegno, per l'atteggiamento, per come è stata in campo, per come ha cercato di mettere in pratica le cose che gli sono state chieste, non gli posso rimproverare nulla. Rimprovero solo queste disattenzioni, queste ingenuità, queste superficialità che purtroppo poi ti costringono a buttare all'aria tutto il lavoro fatto durante la settimana, soprattutto da loro, il grande sacrificio che fanno durante la settimana, il dispendio di energia incredibile durante la partita e poi una sciocchezza e perdi la partita. Però nel calcio vince chi fa gol e vince chi sbaglia meno. Noi gol purtroppo l'abbiamo solo sfiorato. Loro l'hanno fatto, loro dietro non ci hanno regalato niente e noi invece abbiamo concesso un calcio di rigore assolutamente evitabile. Nota positiva, rientro comunque di Scalia che al 100% potrebbe una mano veramente importante. Direi non solo di Scalia ma anche Caligari, è stato molto bravo. È dovuto entrare anche in anticipo rispetto a quello che pensavo di utilizzarlo per il minutaggio che ha in questo momento, ma il ragazzo si è comportato molto bene, ha retto molto bene. Sicuramente lui e Scalia sono due recuperi importanti. Soprattutto dobbiamo acquistare velocemente quella cattiveria, quella grinta che gli viene chiesta sempre, con attenzione, cercare di non correre rischi nella limite della nostra area, le cose che chiedono tutti gli allenatori, non che la chiedo solo io, soprattutto poi quando è una squadra giovane come la nostra, che è stata costruita in ritardo e che deve fare esperienza, gli chiedi ancora maggior ragione. Purtroppo una volta uno, una volta l'altro, l'ingenuità la commettiamo e poi siamo qui a commentare 0 punti, una sconfitta, e nel calcio chi vince ha sempre ragione, non c'è niente da dire, purtroppo è così.